anche in questo libro c'è la collaborazione di Mario. Sì, io voglio, sono contento di sottolineare qual è la mia mansione, ma da decenni. Cioè, io ho toccato i pennelli e i colori sul presepe di Joy, di questa chiesa dove io tanto tempo fa ero chierichetto. Quindi c'è un ricordo particolare. Quindi io vengo quasi a cose fatte. Vengo con la pittura, quando loro già hanno costruito la struttura. Il tocco finale. Vengo a trasformare col colore la carta in roccia, in prato, in neve, eccetera. Molti pastori sono stati restaurati da me, quindi è il mio compito è sempre quello, è il loro che invece che di anno in anno si trasforma, ecco. Una bella collaborazione. Certamente, c'è molto entusiasmo, come giustamente diceva Don Guglielmo, anche, c'è anche fede, c'è quella volontà di rappresentare la nascita di Gesù, che a Joy veramente ha una grande tradizione. Lei, mi dicono che lei è il maestro, l'arte... Senza esagerare, diciamo che abbiamo preso un po' le redini da quando è morto la persona che se ne occupava prima e per parecchio tempo ha portato avanti questa tradizione che è centenaria, credo. Prima un po' i nostri genitori, forse anche i nostri nonni. Man mano che si va avanti. Da anni che viene realizzato il prosepe in questa chiesa. Sì, quindi ogni anno poi si cerca di prendere qualche spunto per fare qualcosa di nuovo. Quanto lavoro c'è dietro a questo prosepe? I preparativi risalgono al mese di aprile-maggio e quindi abbiamo pensato di fare qualcosa di nuovo da quando siamo andati a San Gregorio Armeno a comprare dei pastori. E quindi è scattata poi l'idea di fare un omaggio ai nostri defunti che ci hanno preceduto. Ci sono tanti altri amici, Don Guglielmo, un po' ci ha spiegato un po' il perché di questo presente. Ci presenta? È Luigi Locchesi. Allora, io sono conosciuto più come Gigetto, specialmente a Vallo del Logano, che ho lavorato per circa 40 anni. Se lei per esempio dice a Vallo Luigi Locchesi, non sanno chi sono. Se lei invece dice Gigetto Locchesi, mi conoscono tutti. Allora, per quanto riguarda il presepe, diciamo che io ho preso, diciamo, le reti di mio fratello che è morto, che faceva il presepe prima di noi. Ma il vero maestro, sente, è lui. Praticamente dietro da lui, noi siamo dei piccoli collaboratori, quindi ci stiamo accanto. E quindi naturalmente ognuno di noi, nelle sue mansioni, nelle sue cose, chiaramente collaboriamo. Quindi mio fratello era prima di lui, ho preso io le reti di suo, compreso, prima c'era l'avvocato Pagano, forse lei se lo si ricorda perché non te lo ricordo. E quindi ho preso le vie di mio fratello. Ma ripeto, tutte queste opere non è opera nostra, noi siamo solo dei piccoli collaboratori. Ma il maestro è lui, ma veramente è lui, il merito lo dobbiamo dare a lui.